Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Come avrete saputo da alcune notizie a mezzo stampa, nella giornata del 14 di giugno l'assessore Jacopo Fantinati ha rassegnato le dimissioni dalle deleghe di assessore allo sport e alle politiche giovanili, mantenendo comunque il suo ruolo di consigliere all'interno del Consiglio Comunale di Fagnano. Ci tengo personalmente a ringraziare Jacopo per il suo impegno da assessore all'interno di questa amministrazione comunale. E ricordo che grazie a lui dopo tanti anni è tornata alla festa dello sport, quindi un doveroso grazie e un in bocca al lupo per i suoi impegni del futuro. Dopo che lo Stato con il nuovo codice della strada ha regolamentato il contrassegno e il Comune ne ha fatto un regolamento, sono in corso dal 15 di giugno la nuova segnaletica dei parcheggi rosa. Che cosa sono i parcheggi rosa? I parcheggi rosa sono quei parcheggi dedicati alle donne in stato interessante e ai genitori di bambini con un'età fino ai 2 anni, quindi vuol dire che dopo il compimento dei 2 anni questi genitori non potranno più utilizzare quel tipo di parcheggio. Come si fa per utilizzare i parcheggi rosa? Per utilizzare i parcheggi rosa c'è bisogno di un contrassegno e questo contrassegno lo si richiede e lo si ritira presso l'ufficio di polizia locale del nostro comune. Questo nuovo contrassegno potrà essere richiesto da lunedì appunto nell'ufficio di polizia locale del nostro comune. Poste Italiane ci comunica che l'ufficio postale di Via Piave di Fagnano Lona sarà chiuso dal 21 di giugno fino al 1 di settembre. In caso di imprevisti, durante questi lavori verremo informati e quindi potremmo informare la cittadinanza di un possibile prolungamento, ma se questi imprevisti non ci saranno, e noi ci auguriamo che questi non ci siano, l'ufficio riaprirà regolarmente il 3 di settembre. Cosa devono fare i fagnanesi che utilizzano l'ufficio postale in questo periodo di chiusura? Quindi per il ritiro delle giacenze, dei pacchi, devono rivolgersi all'ufficio postale di Olgiate Olona, che si trova in via Alfredo Oriani al numero 12A, mentre faccio presente che per utilizzare altri servizi di Poste Italiane si può utilizzare tranquillamente gli uffici postali di Cassano Magnago o quello di Solbiate Olona. Gli eventi della settimana e questo fine settimana sono particolarmente ricchi. Partiamo con questa sera dalle ore 19, il motoclub fagnanese in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Proloco propone Restate in piazza, sera con apericena e musica live. Faccio presente che durante tutta la serata, durante tutta la manifestazione, piazza Alfredo di Dio sarà chiusa al traffico delle automobili. Sempre questa sera alle ore 21 nel cortile del castello lo spettacolo Bartali pedalando sull'Olona di e con Giovanni Ardemagni. Sabato alle ore 16 il terzo appuntamento del Festival della Valle Olona promosso dal CRT. La compagnia di danza Nati Scalzi propone lo spettacolo Balera con il gruppo musicale 3 Drums. Sempre sabato presso l'oratorio di Bergoro Qualcosa per il Mondo propone il concerto di Roberto Vecchioni, mentre sabato e domenica, e quest'anno è la prima volta che avviene anche di sabato, la Proloco delle Valle propongono il consueto giro in valle, prima volta di sabato per Fagnano Lona. Domenica alle ore 20:45 la compagnia teatrale La Marmotta insieme all'amministrazione comunale all'interno del cortile del Castello Visconteo e della rassegna Senza Sipario propone la commedia di Luigi Pirandello, Il berretto a sonagli, regia di Francesco Giuffrida. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.